Dunque, dottoressa Ginardi, per quanto riguarda il nuovo appalto nettezza urbana, quali sono i problemi che lei pensa si possano risolvere con l'approvazione di questo progetto? Principalmente come seconda commissione ci aspettiamo che si possa completare la raccolta differenziata anche nella parte nord-ovest del territorio del terzo municipio, dove ancora non è operativa, dove sono ancora presenti soltanto i cassonetti per la raccolta differenziata, per cui ci aspettiamo che inizi anche lì il porta a porta. E chiaramente poi dobbiamo anche chiedere che venga implementata lo spazzamento, che è uno dei problemi più grandi, che comunque si possa puntare sempre di più alla pulizia delle strade in generale. Quindi questo, insomma, è l'obiettivo principale, insieme a tanti altri che chiaramente non devono essere tralasciati e trascurati. Per quanto riguarda la manutenzione dei marciapiedi e delle strade sul territorio, se ci può dare qualche dettaglio in più. Ci stiamo occupando anche di questo, l'abbiamo sempre fatto già dal 2018. Io adesso, come presidente, insieme al vicepresidente Jonathan Grasso, ci aspettiamo di continuare, l'opera già iniziata di sollecito fondamentalmente nei confronti dell'amministrazione centrale, affinché appunto si possa sempre migliorare, considerato anche che purtroppo nel nostro territorio ci sono delle strade le cui carreggiate sono quasi completamente distrutte, quindi punteremo prima di tutto su questo per migliorare la viabilità e chiaramente anche sulla ricostruzione, sulla scarificazione e rifacimento di molti dei marciapiedi del territorio. Speriamo appunto di continuare nel migliore dei modi quello che già abbiamo iniziato.